ADN Cronos. Aggiungi contatto. Il podcast di ADN Cronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno da Carlo Intini. Oggi è sabato 25 maggio. Il contatto che suggeriamo di aggiungere è Carlo Acutis. È considerato il patrono di Internet. Papa Francesco ha deciso. Carlo Acutis diventerà santo. Nato a Londra da genitori italiani, cresciuto a Milano, gli studi dai gesuiti, liceo Leone XIII. Carlo è morto nel 2006 a causa di una leucemia fulminante che lo ha portato via dall'affetto dei genitori e degli amici appena quindicenne. Classe 1991, Acutis aveva una fede molto radicata. Ripeteva spesso: «L'Eucarestia è la mia autostrada per il cielo». Due mesi prima del decesso, Carlo Acutis, in un video, col sorriso sulle labbra, aveva parlato della morte, chiedendo di essere sepolto ad Assisi. Beato dal 2020, a Acutis il pontefice ha riconosciuto un miracolo compiuto per sua intercessione. La vicenda riguarda una ragazza nata in Costa Rica con la passione della moda. Trasferitasi a Firenze nel 2018, nel 2022 cade dalla bicicletta e la sua vita cambia. È gravissima, ha un trauma cranico molto importante. La madre della ragazza corre ad Assisi per pregare sulla tomba di Carlo. Lascia una lettera e torna al capezzale della figlia, che riprende a respirare spontaneamente. «Abbiamo avuto la possibilità di conoscerci», racconta Antonia, la mamma di Carlo Acutis. «È una bravissima ragazza, ma soprattutto è grande la fede della madre. Quando ha saputo quello che era successo alla figlia, è partita subito per Assisi. È stata tutto il giorno a pregare in ginocchio davanti a Carlo per ottenere questa grazia, perché la ragazza ormai l'avevano data per morta». Le chiacchierate, le uscite con gli amici, il calcio, la passione per l'informatica, l'impegno come catechista, l'aiuto ai meno fortunati, il volontariato alla mensa dei cappuccini. La fede esplosa fin da fanciullo. Come ricorda la madre, Carlo a 7 anni, dopo la prima comunione, non ha più smesso di andare a messa tutti i giorni, di fare l'adorazione eucaristica, di recitare il rosario. Dal sito della sua parrocchia alla pagina per il volontariato della sua scuola, Carlo in rete ha animato progetti di evangelizzazione. Il sito sui miracoli eucaristici nella storia, aperto ai giovani navigatori di Internet. Il messaggio di Carlo, spiega la madre, credo sia quello di aiutarci a capire che l'essenziale l'abbiamo davanti agli occhi. Abbiamo il dono di avere la Chiesa attraverso la quale riceviamo la grazia che ci è necessaria per poter raggiungere la meta a cui siamo tutti chiamati, che è il cielo. Le volontà di Acutis sono state esaudite. Carlo è sepolto ad Assisi, nel santuario della Spogliazione di San Francesco. Aggiungi contatto. Il podcast di ADN Cronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adncronos.com.